Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi spiace davvero non poter essere presente con voi a discutere sulla presentazione del rapporto di ISPRA sullo spreco alimentare. Sono impegnato con l'inaugurazione del parco tematico agroalimentare FICO, la fabbrica italiana contadina che abbiamo ideato e promosso a partire dal Centro Agroalimentare di Bologna. Il tema che affrontate oggi mi è, per così dire, molto caro. Da anni che svolgiamo ricerche nel campo del recupero, ma soprattutto della prevenzione dello spreco alimentare. Non credo sia un caso anche la scelta del Ministero dell'Ambiente per presentare il rapporto, perché il tema vero del contrasto allo spreco è quello della prevenzione. Recuperare è un'azione straordinaria anche dal punto di vista etico, il dono fra chi ha un'eccedenza e chi ha una carenza che crea un'importante relazione. L'abbiamo studiata, c'è una legge molto importante che il nostro paese ha adottato ormai da più di un anno che ha dato degli importanti risultati, ma come nella gerarchia europea dei rifiuti, e segnalo che il Ministero dell'Ambiente ha un comitato tecnico-scientifico per l'implementazione del Piano Nazionale di Prevenzione Rifiuti e dunque anche Sprechi Alimentari, entro il quale in qualche modo abbiamo elaborato tanti suggerimenti anche per la legge. Però, come dicevo, nel piano, diciamo, nella gerarchia europea dei rifiuti, il miglior rifiuto, se così si può dire, per analogia miglior spreco, è quello che non si fa. Quindi, parola d'ordine, prevenzione. E questo lancio, diciamo, un appello, da qui, da una fabbrica italiana contadina che, parte come progetto di educazione alimentare e ambientale per ridare valore al cibo. Se lo sprechiamo, evidentemente questo valore da qualche parte nella filiera più o meno lunga che porta il cibo dal campo alla nostra tavola si è perso. E quindi l'appello è davvero a reintrodurre nelle nostre scuole programmi di educazione ambientale, di educazione alimentare in modo più strutturato, al di là dei tanti straordinari esempi che troviamo nelle scuole italiane. Grazie davvero per il lavoro che avete fatto, mi dispiace ancora di non essere con voi, leggerò poi il rapporto con grande interesse. Buon lavoro a tutti.